Lo scenario è questo. Voi avete il vostro deck, partite con le vostre combo, aspettate che l'elisir si carica e quindi andate lì, vedete, minatore, tre sgherri, ignari del mazzo del vostro avversario. Lui si difende apparentemente normalmente con gli goblin lancieri, arcibucchiaio, voi avete fatto i vostri danni con la vostra sporca combo. Lui sta venendo alla base, voi vi continuate a difendere, sembra una partita normale, una partita che è iniziata bene, gli avete fatto mezza torre, ma poi appare lei, nello sfondo, la scintilla, il cancro del gioco. Colei che si dice facile da battere, ma che alla fine rompe sempre i coglioni. E poi lui, voi già lo sapevate, ma speravate di no, facevate gli scongiuri, il gigante davanti a lei. Non sapete cosa fare, mettete un gigante alla disperata, dice intanto assorbe i colpi e gli metto i barbari. Ma i barbari poi vanno davanti perché il gigante è lento e con un colpo sciotta anche i barbari. Siete persi, il gigante è arrivato a torre, c'è la scintilla là, mettete i vostri sgherri che finalmente li avete in mano, ma per 10 HP non la distruggono. E quindi lei inesorabilmente mettete i vostri spiritelli del fuoco, fate di tutto, la fermate, ma vi ritrovate la torre con 200 HP. Così, una partita che sembrava messa bene, alla fine messa di merda. Volete quasi arrendervi, andare FK, ma no. Si continua a giocare, minatore sull'estrattore, e andiamo con le nostre combo, senza paura della scintilla. Strega da dietro contro quel maledetto Mega Sghero e riparte da dietro. Lui farà sempre la stessa cosa, ragazzi. Questo deck non ha varianti. Fanno sempre la stessa cosa. Anche lo specchio, il maiale, perché il late game lui ve la duplicherà. Ed eccolo qua, il gigante davanti. La strega è distrutta. E apparentemente non potete fare nulla, ragazzi, è inesorabile. Aspettate che la torre cada, gli mettete di nuovo il gigante davanti, ma stavolta non rifate la cazzata di prima, i barbari li mettete a fianco, la maciullano per bene, il gigante va a torre, ma il suo gigante nel frattempo arriva dal vostro castello, voi mettete gli sgherri nell'esatto momento in cui mette l'arcibucchiere, infuriate il tutto, e lui ha dei cazzi per il culo che gli stanno arrivare sulla torre. Quindi adesso il vostro obiettivo è prendere quella maledetta torre e pareggiare e rifarvi sotto, senza paura di quella bastarda. Io adesso potrei attaccare a sinistra? No, che non attacco a sinistra. Adesso martello sul castello perché devo distruggere quella cazzo di scintilla, perché se prima avevo difficoltà a mettergli le truppe al fianco e dietro, adesso che non ha la torre posso fare il cazzo che mi pare. E qui c'è il suo errore perché comincia a impanicarsi, dice ma come non ho vinto entro i 30 secondi, cosa è successo? Mette la scintilla davanti al gigante, easy. Tre sgherri e la scintilla va a farsi fottere. Lui la duplica con lo specchio disperato, dice la mia tecnica in cui non devo ragionare senza skill, che butto solo scintille con giganti, non sta funzionando, perché non vinco? Perché ancora non ho vinto? Stanno finendo i secondi, ancora non ho vinto, c'è qualcosa che non va. E allora streghe a gogo, giganti a gogo e furie e via, gli andiamo dentro casa, anche le frecce gli tiro, ormai stiamo lì e gli ariamo il culo e lui non può fare niente con le sue sporche scintille, niente. E la risatina finale doppia, anche tripla, ci sta tutta. Allora ragazzi, ovviamente questo era un video ironico perché allora io come sapete ho un problema con le scintille, mi stanno veramente sul cazzo e siccome ho cambiato deck di recente sto usando il gigante perché altrimenti non si scala in questo gioco di merda e non ho la zap nel mazzo perché ultimamente dopo il nerf secondo me sono meglio le frecce, soprattutto quando capitano l'orde di sgherri oppure spawn deck. E quindi senza zap mi trovavo in difficoltà con la zap, figuriamoci così. Quindi come vedete ho avuto una difficoltà in questa partita, però poi sono riuscito a ribaltarla perché alla fine il deck con la scintilla è figlio di puttana, ma è molto prevedibile, nel senso che alla fine fa sempre le stesse cose e ha sempre le stesse carte, quindi basta un attimino tranquillizzarsi, magari la torre la perdi, però poi gli sponi talmente tanta roba che gli entri dentro casa, quindi calma e sangue freddo ragazzi, e rompete il culo a tutti quei bastardi che usano la scintilla. Con amore,